collega, ci saranno due talk in uno, quindi in un'ora farò quello, sia quello che ieri sera non è stato fatto per questioni di ritardi che quello che dovevo fare questa mattina. Per questioni di tempo, siccome io il cluster l'ho proprio fatto e volevo mostrarvelo fisicamente, però non c'è il tempo di collegarlo e tutto, vi darò solo la parte teorica. Per quanto riguarda il primo talk, sostanzialmente serve a riparare una delle mancanze che c'è nella gestione del BGP, nel senso che il BGP è bello, nel senso che, tanto che cos'è il BGP? Il BGP è il protocollo che permette di far funzionare Internet, quindi è il protocollo che annuncia, quindi grida a tutta Internet, la vostra classe che ha assegnato l'IP. Quindi, quando diventate provider, una delle prime cose che dovete fare è farvi assegnare una classe di indirizzi. Adesso non ve le daranno più perché sono finite, quindi IPv4 vi daranno un IPv6. Ottenuta la classe, nessuno sa che esiste. Dovete dirla al mondo. La maniera per dire al mondo: guardate che quella classe è qui, è il protocollo BGP. Qual è il problema? Che se non c'è il BGP su, voi non siete visibili in Internet. Quindi se cade il BGP, cade tutta la vostra data center. Anche se la rete è su, cioè dal punto di vista layer 2, diciamo, la rete funziona, se non c'è il BGP su, il protocollo BGP, tutta l'intera classe non è visibile in Internet. Quindi la prima cosa che uno pensa è: bene, ne collego due. Il problema è che l'introduzione della ridondanza in qualsiasi campo introduce dei problemi. È vero che ne risolve, però ne introduce. Per cui se non viene fatto in una certa maniera fa più danni che non vantaggi. Il sistema classico che ho utilizzato, che utilizzano tutti, è due router BGP con due firewall. Io ho. Sì? Ah, scusa. due istanze BGP per ogni router. Cosa vuol dire? Ogni volta che un BGP di solito, nel caso io uso OpenBSD, è un daemone che gira. Un'istanza è una connessione TCP con un altro fornitore di servizi, il quale dice: guarda che la classe sono qui. Nel mio caso, ogni router fa doppia connessione, cioè ogni router fa doppia connessione con il fornitore, quindi sono quattro connessioni secondo tutti e due i router. Questa è per il malware, ma non c'è, quindi. Il BGP, vi ho già detto che cos'è. Firewall, sapete, c'è qualcuno che non sa cos'è un firewall. Qual è la problematica nel caso del firewall ridondato? Nel firewall ridondato, la problematica è il fatto che adesso tutti i firewall usano il stateful inspection. Vuol dire che seguono la connessione. Voi dite: io accetto tutte le connessioni da quel tipo, scusate, da quell'IP, ma non vi preoccupate di gestire la parte contraria, perché lui segue la connessione e vi apre la porta anche nella parte contraria. Cosa che una volta non era così, bisognava gestire sia i pacchetti che uscivano che entravano. In questo caso noi andiamo a gestire. Anzi, il firewall gestisce automaticamente la connessione. Quindi io, quando inizio una connessione TCP, che è avvenuta la connessione, quindi c'è stato il three-way handshake, automaticamente il firewall gestirà il flusso sia in ingresso sia in uscita. Non dobbiamo noi preoccuparci. Lo svantaggio è che nel caso di una rottura di firewall, l'altra parte non sa che quella connessione era attiva, quindi non riesce più a ricollegarsi. Cade. Siccome noi non vogliamo, perché a noi piace tenere le connessioni in piedi quando il firewall si spegne, dobbiamo utilizzare un protocollo che c'è su OpenBSD. Sto parlando, tutto quello che vedrete è basato su OpenBSD, altre robe non conosco. Su OpenBSD il firewall è una cosa bellissima che si chiama PFSync, che non fa altro che sincronizzare le tabelle scusate, degli stati. Così automaticamente ogni connessione che avviene su un firewall viene automaticamente inviata anche all'altro, quindi ognuno è a conoscenza della connessione che c'è tra una parte e l'altra. L'altra cosa che non vi devo spiegare è il CARP, perché la parte, diciamo, sì?
Sì. Dopo sì, sul sito di End Summer Camp. Forse toglierò le parolacce, lo renderò light edition. Il protocollo CARP permette, assomiglia, anzi è la coppia perfetta di WRRP di Cisco, nel senso che mentre WRRP di Cisco, anzi adesso sì, mentre una volta no, non aveva la crittografia, per cui qualcuno poteva spuffare, quindi ricreare un pacchetto uguale e fare diventare master, su CARP il vantaggio unico è che c'è una password e il tutto viene crittografato, per cui se uno non riesce anche a riprodurre la password non è possibile falsificare il pacchetto di CARP, giusto Asci? Se a tutte queste domande non avevate una... Quindi se non conoscevate nessuna di queste cose, non è il talk adatto a voi. Allora, la pagina successiva vi mostra lo schema di rete che vogliamo ottenere. Abbiamo simulato che in realtà è la verità, nel senso che è quello che, a parte gli IP, i primi due IP, i primi due ottetti degli IP, il resto è reale. Quindi è qualcosa che sta funzionando. Questo qui, il primo che vedrà il male, gli darà un bacio in fronte e vincerà una birra. Tanto dovete scoprire chi è il male, che è già una cosa. Allora, questo qui è lo schema di rete. Sostanzialmente, questi due BGP fanno una sessione con ogni fornitore. Come si dice? Ognuno dei BGP ha una connessione con un firewall e con l'altro. Il firewall viene visto con un unico IP, quindi i due firewall in realtà, dal punto di vista della rete che c'è dietro, quindi diciamo che dietro c'è il data center o la rete dell'azienda, viene visto con un unico IP che davanti è 10.0, io ho messo. Quindi è 10.0.11.110, lasciate parlare 26 perché nel mio caso è una barra 26. Questo collegamento serve per fare un BGP interno, per cui tutto quello che riceve questo viene inviato di qua, tutto quello che riceve questo viene inviato di qua. Quindi questa è una singolarizzazione BGP, si chiama internal BGP, il BGP. Allora, qual è, già prima, una problematica che ho visto prima è il fatto che se questi due firewall non sono sincronizzati, se questo muore, allora non è un grande problema perché in realtà si perdono solo le connessioni in atto in quel momento. Però, siccome OpenBSD permette di sincronizzare le tabelle, questa connessione serve unicamente per sincronizzare e quindi non perdere le connessioni nel caso questo qui vada in fault. Nel mio caso, per questioni di troubleshooting, il tutto funziona in un dato istante come master, quindi quando sta funzionando tutto, tutto il traffico passa per qua e tutto il traffico esce da qui. Perché questo? Perché se ho un problema, ho una perdita di pacchetti, non ho balle di aggiungere tra i criteri di ricerca il fatto che il pacchetto esce di qua o esce di qua, esce qua o esce di là, e andarmi a rompere le balle. Io so che quando sta funzionando tutto, tutto il traffico passa per questi due. Siccome non ho problemi di bilanciamento, perché sostanzialmente non fanno niente, io per avere la sicurezza non introdurre problemi sul fatto che ogni volta che succede un problema non so da che parte escono i pacchetti per fare TCP dump per vedere, io automaticamente so che nella funzionalità normale il traffico esce tutto da qui, viene inviato qui e da qui va ai vari fornitori. Ci sono domande finora? Allora, sostanzialmente nell'external BGP le informazioni che vengono scambiate, sai come funziona il BGP? Sì. Nell'external BGP invii solo le informazioni che riguardano il tuo BGP e il peer dall'altra parte, quindi sostanzialmente sono cambiamenti della tua rete, annunci di una nuova rete e basta. Nel caso di internal BGP invece ognuno deve sapere l'altro, per cui qualsiasi messaggio arrivi da là, lui lo invia anche all'altro, che nell'external BGP non c'è. Nell'external BGP, se questo mi invia un messaggio e mi riguarda la rete mia, non lo invia all'altro, perché è external BGP.
perché è un'informazione che è già arrivata. Questa è la tua differenza. Nell'interno BGP viene inviato qualsiasi cosa arrivi. Sì? Allora, qui può accadere qualsiasi cosa e viene sincronizzato. Qui non serve niente perché non c'è nessuna gestione di firewall, non c'è firewall, quindi non c'è nessuna gestione degli stati. Poi se c'è qualcuno che vi dice che i pacchetti devono entrare sempre dallo stesso router e venire, è una gran cazzata. Il pacchetto può uscire da un fornitore e entrare da un'altra. Non ha niente a che vedere con... Il BGP fa solo routing. Non fa nessuna modifica dello stato del CP. Anche perché non serve, perché è fatto dal firewall. In teoria si potrebbero integrare. Quindi questo fa solo routing, basato sulle regole di TCP o, se volete, voi a mano. Dicevo, qual è il problema sostanziale? Che i pacchetti possono uscire, se questo si rompe, questo ha delle statiche verso l'interno, perché all'interno ci sono le vostre classi e non sono annunciate via BGP nel mio caso, quindi sono delle statiche. Qual è il problema? È di dover sincronizzare tutto nel caso uno di questi si rompa. Questo com'è che avviene? Avviene le quattro macchine, come dicevo prima, usano quattro OpenBSD, quindi sono sia i BGP che i firewall sono in OpenBSD. Uso OpenBGPD per quanto riguarda i due router. IfStated è un demone che gira nei firewall e fa sostanzialmente dei controlli, che vedremo dopo di che tipo, e nel caso avvenga qualcosa, fa qualcosa. L'SSH con le chiavi ci permette di lanciare comandi sulle macchine BGP quando c'è qualcosa che non va, e vedremo specificatamente che cosa. Il comando root per modificare le root al volo. In realtà, santino del mala, perché porta sempre fortuna avere un santino del mala quando fate operazioni di un certo livello, oppure baciato poi da ASCII, che è fondamentale quello. Allora, sul firewall 1 sostanzialmente avviene questo. All'avvio, torniamo, scusate. All'avvio, queste due macchine, allora, dicevo prima, ognuno di questi firewall ha come default gateway il BGP che ha davanti, di default. Il secondo BGP ce l'ha come, su OpenBSD è possibile mettere due default gateway o con lo stesso priorità o con priorità diverse. Nel mio caso ognuno ha la priorità uguale verso il BGP che ha di fronte e ha una priorità più bassa per quello che ha sul BGP2. Ma il problema non è in uscita, perché è abbastanza semplice. Il problema è quando i pacchetti tornano indietro, perché la maggior parte delle persone si dimentica che i pacchetti tornano indietro. Quindi quando fate una comunicazione o premete S sul vostro SSH, un pacchetto va e un pacchetto torna. Il problema è che se questo cade, e questa è una statica verso qui, non funziona più la cosa. E noi vogliamo forzare il fatto che se questo cada, questo si accorga e spedisca i pacchetti a questo. Si poteva fare con le priorità, come ho detto prima. Il problema è che in questo caso la ripresa è molto più lunga, ci impiega dei 15-20 secondi. E a me non piaceva come cosa. Allora, cos'è che ho fatto? Con IfStated, sostanzialmente, vado a forzare le priorità nel caso sia primario. Allora, nel firewall principale, all'avvio della macchina, all'avvio del firewall, non fa altro che andare a settare le due rotte, la primaria e la secondaria. La secondaria, come ho detto prima, era già verso l'altro firewall. Questo qui nelle condizioni normali. Quindi nelle condizioni normali il traffico passa dritto. Il firewall 2 invece va a invertire le cose. Va a cancellarmi la rotta verso qua, il firewall principale. Lasciando, lo fa su tutti e due i firewall, lasciando il
primario, il secondario, scusate, verso il firewall 2. Siccome non c'è più il primario, automaticamente il secondario, cioè quello con priorità, io di solito metto 5 e 15, 5 a priorità maggiore di 15, togliendo i 5, non avendo altre rotte, rimane solo la rotta con il 15 e quindi il traffico viene automaticamente inviato al... Sì? La differenza è che qui, beh, almeno, è un po' più semplice, nel senso che c'è solo un controllo del ping, e se l'altra macchina non è più su, non fa altro che andare a togliere la rotta principale, lasciando sempre la secondaria. Appena torna in piedi, risetta la primaria e quindi il traffico torna alla primaria. Il vantaggio è che comunque c'è sempre una rotta valida. Indifferentemente, anche se non riesce a inviarli o il comando non va a buon fine, comunque rimane una macchina. L'importante in questo caso è che ci sia sempre uno dei due router che sia su un stato valido e quindi che non vada ad inviare o non abbia le rotte, quindi non sa più dove inviare i pacchetti verso la vostra rete. In questo caso le secondarie non vengono mai toccate, vengono solo aggiunte o tolte le primarie. Infatti all'avvio la prima cosa che fa è aggiungere le secondarie, perché le primarie vengono impostate all'accensione del firewall. Avevate visto prima, all'accensione del firewall aspetta 15 secondi, poi se il CARP è up, quindi la macchina firewall è up, la scheda di rete dove sta facendo il firewall è up, automaticamente va a lanciare questo qua, quindi lancia e aggiunge le primarie. Senza il priority automaticamente è 5, quindi è la priorità maggiore. Quindi lui va a settare, scusate, questo è il firewall 2, va a settare le priorità. Se non mettete priority 5 automaticamente comunque lo è. E quindi lui all'avvio va a settare, nel caso vada in backup non fa altro che non fare niente, perché è l'altro firewall che va a togliere. Quindi il firewall 1 inserisce le priorità, la rotta principale, il firewall 2 le toglie. Infatti, come dicevo prima, sia sul BGP1 che sul BGP2 non fanno altro che inserire le due priorità a 15, quindi secondarie, verso ognuno il firewall dell'altra parte. Il BGP2 verso il firewall 1 e il BGP1 verso il firewall 2. Cos'è che volevo cambiare? Una delle problematiche del BGP è il fatto che se una rete comincia verso un fornitore e comincia a perdere ping, il BGP non se ne accorge. BGP funziona che ogni, di default, ogni, il default è tre volte ogni 180 secondi, quindi vengono inviati tre pacchetti in 180 secondi. Se questi qua vengono ricevuti, per lui la connessione è su. Se nel frattempo c'è una perdita di pacchetti, quindi c'è una cattiva connessione, non se ne accorge il BGP, quindi per lui la connessione è su e il traffico passa. Nel caso soprattutto del VoIP crea problemi questo, perché avere una perdita del 15% su una telefonia VoIP vuol dire parlare, avere una comunicazione scadente. Cos'è che facciamo? La mia idea era di integrarlo a smock ping, per cui le BGP o comunque una macchina esterna fa dei controlli. Smock ping riesce magari a inviare 8 pacchetti ogni 20 secondi e ne fa la misura. Se comincia a diventare decadente, può lanciare dei comandi. Il comando era quello di non usare più quel fornitore e quindi di mandare una mail per avvertirmi e di scollegare il fornitore. L'unico problema che bisogna stare attenti qui è nel fatto che non può scollegarli tutti e tre, quindi quando ne scollega uno automaticamente non ne scollega più altri, per avere la sicurezza che non vada, per qualsiasi motivo, e magari c'è un problema di ping per un altro motivo, non vada a scollegarmi tutti e tre i fornitori. L'altra idea era quella di mettere un aggeggio esterno che facesse sia i controlli e i comandi SSH, così da avere un'unicamente che controlla tutto e non avere ogni macchina che decide a sé i comandi da dare. Perché il problema solo che può creare il fatto di avere dei controlli multipli,
quindi avere due teste che pensano in contemporanea, il fatto che poi accendono una. Ci possono essere condizioni per cui accendendo un BGP e un firewall in una certa maniera ti trovi in, in un stato che non è coerente. Avendo una mente unica in grado di avere gli stati di tutte e quattro le macchine e di poter decidere con con un unico algoritmo, diciamo. Lui è il Mala, quindi se lo vedete potete baciarlo. E vincete una birra. Ci sono domande? Io ho fatto molto stringato. Sono stato un periodo di paranoia in cui chi proprietava BGP voleva che si mettesse la firma MD5 SAM all'interno dei pacchetti BGP. C'è qualche supporto, qualche utilizzo, o viene fatto continuo utilizzo o è un'opzione ormai abbandonata? Non l'ho mai vista utilizzare. Di solito la maniera più, a parte i filtri, è quella che, siccome nel 99%. Anzi, nel 100%, a parte alcune cose di Fastweb che ti mettono dei router in mezzo, sai esattamente che tu parli con un router dall'altra parte, giochi sul TTL. Quindi tu puoi dire TTL è 2, qualsiasi cosa che ha TTL più di 2 non può mai arrivare, quindi muore. Tu lanci tutti i pacchetti con TTL 2 e quindi automaticamente non vanno, anche se qualcuno tenta di collegarsi da fuori, a parte che non riesce per firewall, per altre cose, comunque. Non viene accettato perché col TTL2 non arriva da nessuna parte. Altro? Come si chiama? Il cluster NFS è nato per un'esigenza, perché adesso fa molto fico fare le virtualizzazioni, quindi avere 10.000 nodi con 8 milioni di virtuali sopra. Il problema di queste cose è il fatto che il NAS tendenzialmente è uno, quindi più nodi lavorano su un unico NAS. Potete avere più NAS, però NAS o storage o SAS o quello che volete. Il problema è che tendenzialmente, a parte VMware, che permette di passare le macchine da un storage all'altro tenendo la virtuale accesa, non ci sono molte altre. Inoltre, sia i NAS che i SAS costano moltissimo. L'altro problema è che se il NAS si rompe, gli 8 milioni di virtuali sui 300.000 nodi che avete crollano tutte. Quindi, in questo caso non è molto bello. Allora, ho cercato di vedere come fare un cluster NFS. Perché NFS? Perché è gratis, funziona bene e soprattutto funziona in UDP. Perché questo? Perché in realtà sono due macchine completamente diverse. Se c'è qualcosa che funzionava in TCP, il problema era tenere la connessione attiva dall'altra parte e non lo volevamo perché era un casino ed è tecnicamente impossibile. Al di fuori di non implementare una versione di NFS che sincronizza ogni volta che viene una connessione da una parte all'altra. Allora, cos'è che come si chiama? L'NFS usa UDP, quindi il problema non sussisteva, non si tiene traccia sostanzialmente delle connessioni e quello che si tiene traccia, che all'interno di un file, è clusterizzato. Cos'è che usa il sistema? Il sistema usa DRBD per la sincronizzazione, quindi sono due macchine con una Linux, Debian, io ho usato Ubuntu, però non cambia niente. Cos'è che hanno? I due software che servono serve NFS, Heartbeat, per dire la macchina è viva e la macchina è morta, e DRDB. Sostanzialmente, il DRDB permette, cosa fa DRBD? Permette di tenere sincronizzate, di fare diciamo un RAID 1 attraverso la rete. Non è la mamma. Cosa sto dicendo? Ah sì, permette di avere un RAID 1 via rete, quindi ogni volta che viene scritto un dato. Questo viene inviato via rete a un altro disco e viene scritto.
ci sono vari tipi di funzionamento, quello che usiamo noi è master slave e non viene data conferma di scrittura da questa parte finché dall'altra parte non ha detto ok. Quindi abbiamo la sicurezza che il dato sia sempre scritto da tutte e due le parti. Ah, poi siccome tutta la slide erano sul cluster NFS, io poi faccio le slide, le configurazioni più che altro le metto su un PDF e le metto dopo all'End Summer Camp sul sito. Sostanzialmente come funziona? La parte il server NFS è la classica configurazione NFS, per cui c'è il file export. La differenza sta nel fatto che c'è una parte che è in comune. Ogni volta che viene fatta una connessione in NFS su un server, questo scrive delle informazioni dentro barra var, barra, adesso ve lo dico, barra lib, barra NFS. Lì si scrive alcune informazioni che sono fondamentali per il funzionamento. Questa parte viene montata, quindi il varalib NFS di ogni client, di ogni singolo server, non è singolarmente sulla singola macchina, ma viene montato nella parte di DRBD, per cui viene sincronizzato ogni volta. Quindi ogni informazione, ogni volta che qualcuno inizia una connessione da una parte, automaticamente il file viene letto anche dall'altra ed è in grado di avere le stesse informazioni, che è l'unica cosa che deve essere sincronizzata. Fatto questo, il Heartbeat permette sostanzialmente, lo vedete nel file di configurazione, fa un controllo se l'altra macchina è viva. Se l'altra macchina non è viva, non fa altro che smettere di sincronizzare e di utilizzare DRBD. Quando torna viva, non fa altro che dire all'altra: aspetta, sincronizzo i dati dall'altra parte e torni a vivere. Perché il problema sostanziale, quando viene spenta la macchina principale, diciamo il master, i dati incominciano a essere scritti nello slave. Appena torna sul master, il master non può incominciare a funzionare subito, perché altrimenti i dati verrebbero quelli di quando è stato spento. Quindi Heartbeat non fa altro che dire a DRBD: sincronizza i dati dall'altra parte che è tornato in piedi. Quando sei tornato e hai sincronizzato, che quindi tutto è tornato sincronizzato, l'IP alias che è fatto da Heartbeat passa dall'altra parte, quindi dall'altra parte gli viene risegnato l'IP e ritorna a funzionare il master. La configurazione è molto semplice. E sostanzialmente è la configurazione di Heartbeat, di RBD, che è semplicissima, e basta. E il mount di questa barra var lib NFS, non più all'interno del sistema singolo, ma su quello, se condividete barra data, viene messo all'interno di barra data. Barra data, barra lib, e dentro c'è questa barra data, barra NFS, e dentro ci sono queste informazioni. Io l'ho provato e finora funziona, non è in produzione, quindi non posso dire che funzioni con 8 milioni di macchine virtuali, però in 2 mesi ogni tanto passavo e spegnevo una cosa a caso, staccando brutalmente la spina, tanto era in test, e i dati venivano sempre sincronizzati. Scusate la velocità di 2 talk in uno, ma ci sono domande a riguardo? Comunque la configurazione, vi faccio un esempio di configurazione e la metto online, così chi vuole fare le prove può testarlo, però è molto semplice da implementare. Sarebbe interessante farlo con ZFS. Chi c'è oggi alle 3 vedrà alcune caratteristiche del ZFS e vedrà anche il fatto di aprire un hard disk da acceso e il malware riuscirà a prendere dei dati fondamentali dall'hard disk aperto. E poi se si rompe l'hard disk vedrete che ZFS non se ne accorge, non ne può fregare di meno. Se riusciamo lo facciamo anche con 2 o 3 hard disk, ogni volta rinsincronizzando vedendo le caratteristiche di ZFS. Per ZFS sarebbe interessante farlo su ZFS l'NFS. L'unica problematica è la sincronizzazione, nel senso che ZFS permette di fare degli snapshot e di inviarli dall'altra parte e ricollegarli, non è un tempo reale. Quindi uno può avere, nel caso delle virtuali, non è così bello, nel senso che se si sincronizza ogni 5 minuti c'è comunque un gap di 5 minuti, mentre quello che abbiamo visto adesso,
è sincronizzazione in tempo reale, o il dato o sta da una parte o sta dall'altra, finché non, lo stato, finché diciamo, i dati non sono stati sincronizzati, quello che è master non arriva a master e quello che è slave non sta slave, quindi se ci sono problemi lui non passa da una parte all'altra. Quindi c'è la sicurezza che ogni volta che viene scritto un dato da una parte viene anche scritto dall'altra, perché la configurazione che ho fatto io è che DRBD non dà l'ok al kernel finché il dato non è scritto anche dall'altra parte. È più lento così, però abbiamo la sicurezza dei dati. Potrebbe funzionare, in asincrono è più veloce, perché da... Cioè. Lo puoi anche teoricamente, c'ha la doppia sincronizzazione, cioè quando un dato viene scritto di qua viene scritto di là e viceversa. Non l'ho provato, in quel caso potresti scrivere da tutte e due le parti. Il problema qual è? Che in FS scrive su un unico file che è messo in comune. Presumo che abbia casini perché sono due NFS diversi che scrivono sullo stesso file. E quindi presumo che, non, che serve per tenere sincronizzato il fatto che se io ho esportato una directory me la ritrovo anche dall'altra parte. E quello penso sia l'unico problema che può esserci. Domande? Come? Allora, io in due mesi usavo questa tecnica brutale che ogni volta che mi ricordavo prendevo, staccavo una spina delle due server a caso. Dopo un po' la riattaccavo. E ha sempre sincronizzato. C'era un qualcosa, c'era uno script che ogni 10 minuti scriveva dei file di lunghezza variabile, tanto per fargli fare qualcosa. E cancellare e scrivere. E finora non ho avuto problemi, risincronizzo. Cosa? Perché fa un check ogni volta quando ridò la scheda. Se non riesce a sincronizzare si blocca tutto. Se c'è un problema di ogni volta che ritorna su deve tornare il master. Se il master non torna e c'è un problema di sincronizzazione mi invia una mail. Non ho mai ricevuto mail e sta continuando a funzionare. Staccare la spina penso sia la cosa peggiore. No, staccare il cavo di rete, ma quello io ho staccato cavi di alimentazione, ogni tanto il cavo di rete, ma il cavo di rete è poco interessante perché se stacco quello slave non succede niente, se stacco quello master diventa slave l'altro, fine. Però non c'è, perché la scrittura sì, è fatta dall'esterno, da un sistema esterno, però non, il problema principale è il distacco dell'alimentazione perché simula anche spegnimento dell'hard disk o cose di questo tipo. Dopo tutte le migliaia di casistiche è impossibile. Volendo si può fare con DRBD, si può fare la sincronizzazione con un master slave e un'ulteriore sincrona e una asincrona verso un'altra macchina di backup, la quale riceve solo i dati, non fa niente. Questo qua se uno vuole avere un ulteriore backup in tempo reale. Sì, sì, sì. Io non l'ho provata perché il backup lo faccio singolarmente sulla stessa macchina, perché in questo caso se mi si io non lo ritengo un backup per usi se uno mi sputana la macchina, cioè mi fa un format o una RM barra mi sputana tutte e tre comunque, cioè la coppia di backup per me è il salvataggio del. Il cluster non è backup, il cluster, tutto quello che è cluster, tutto quello che è RAID, non è fatto per fare il backup, è fatto per fare unicamente la continuità del servizio. Ci sono molti che dicono, ah ma io ho RAID 5 quindi ho il backup, non è il backup. Se uno cancella, cancella su tutti. Domande? Basta perché sto sudando e devo andare a bere. Ciao, grazie.